Fantasy Mission Force è il film che Jackie girò, o meglio nel quale apparve, si vede due o tre volte, per sdebitarsi del tentativo di Wong Yu di aiutarlo contro Lo Wei e la triade, del quale abbiamo già parlato. Il film è un'allegra sciocchezza e rispetto all'altro Island on Fire, che arriverà molti anni dopo, questo è più brutto ancora. Però è un brutto poi relativo, perché in realtà, se lo si prende per il verso giusto, non è un film d'arte marziale, è un viaggio nel cinema dei generi, ma un viaggio su un binario tutto dissestato. La storia si apre con una riunione tipo servizi segreti, in cui bisogna andare a sgominare una specie di colonnello corsa all'Apocalypse Now, insomma un soldato, un rinnegato, un ufficiale che ha stabilito un suo impero in una qualche zona dell'estremo oriente, ma siccome i più forti, cioè 007 e altri eroi del cinema occidentale, sono impegnati o sono morti, alla fine ci si risolve a mettere insieme un accrocco di cialtroni molto colorito e variopinto, che sembrano usciti dal Luna Park, che vanno in questa missione, che è un percorso a ostacoli, che è per l'appunto un insieme di situazioni tipiche, scontate, che venivano da film di guerra, stile La sporca dozzina, dagli horror, dal western, c'è un po' di tutto, e tutto è buttato sul ridere, anche perché basta vedere l'abbigliamento dei personaggi. Comunque, se uno sta al gioco è divertente, anche per il cast, no? Perché c'era, al di là dei protagonisti, c'era Paul Champui, Paul Chang-chung, li confondo perché sono quasi omonimi, che era stato un grande attore negli anni 50 e 60 e che adesso da anziano faceva ste marchette. C'era Chen Tiemen, che era anche lui un bravo caratterista dei film di Kung Fu. Poi c'era il riconoscibile Li Quan, o Li Qin, morto nel 2008, mi sembra, che è difficile dirlo da sta foto, ma era l'attore grassoccio, rubicondo, paffutello dei primi due film di Bruce Lee. Ma poi c'era anche Chin Ti, ossia l'attore grassoccio e paffutello del terzo film di Bruce Lee. Poi c'era Chan Hung Lie, altra grande star taiwanese e hongkongese, purtroppo scomparso mi pare nel 2009. Poi c'era Johnny Cheng, questo molosso, questo wrestler, morto giovane pure lui. Lin Yung o Li Yung, questo poi il nome non me lo ricordo perché è omonimo, quasi omonimo, Yung Lin forse, di un altro attore, che ne ha fatti tanti. Io personalmente lo ricordo nel ruolo di uno dei maestri, quello che sputava sempre per terra in L'inferno dei mongoli, non so se ve lo ricordate, e poi faceva anche il cattivone, il boss cattivo della triade nel film Kufang, il ciclone di Hong Kong, che era il più divertente fra i sequel apocrifi del Drago si scatena. Poi c'era questa, l'attrice più truccata del Kung Fu, Pearl Chang, che in tutti i film sfoggiava sempre sta faccia, che era una maschera di bellezza da estetista, c'aveva più trucchi che Guerre Stellari. Poi c'era Adam Cheng, che diventerà poi soprattutto dopo un grande attore locale, ma insomma qua lavora per la pagnotta. La grande attrice cinese Brigitte Lin, che ricordiamo soprattutto per un film intitolato Zoo, Warrior from the Mountain di Tsui Hark, e che di Hong Kong era già famosa prima come attrice di film sentimentali. Poi c'era ovviamente Wong Yu nel ruolo del cattivone, il duello finale fra lui e Jackie Chan, che si vede due o tre volte Jackie Chan a fare le sue macchiette comiche, acrobatiche, e poi riappare un tempo per il combattimento finale, che però è deludente perché non è un combattimento d'arti marziali, più che altro è un combattimento acrobatico dove lui scappa e quell'altro lo insegue. Insomma, è un film inferiore alle aspettative, visti i personaggi che ci stanno dentro. Non so se gli abbia reso, però come spesso accade in questi film brutti, demenziali, se uno lo prende per quello che è, due risate le strappa, e poi comunque vedi sempre tanti attori che, ripeto, per noi erano solo facce intercambiabili, ma lì c'avevano una loro importanza.